Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò come preparare dei biscotti senza glutine. Nel proseguo del video poi vedrete che questi biscotti senza glutine andrò a consegnarli ai miei nonni e ci sarà da ridere. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito con la preparazione. Vi presento subito gli ingredienti. Allora abbiamo 120 g di zucchero, 340 g di farina senza glutine Share, 2 uova, vanillina, lievito in polvere, 80 g di olio di semi, un limone e basta. Gli ingredienti sono questi. Adesso andiamo ad assemblarli. Come prima cosa allora prendiamo le nostre 2 uova, le andiamo ad aprire, teniamo sia l'albume che il tuorlo e le mettiamo dentro la nostra... come si chiama? Ciotola. E le mettiamo dentro la nostra ciotola. Quindi in seguito poi metteremo la vanillina e la scorza di limone. Ecco, qua potete scegliere se mettere un pochino più scorza e un pochino meno vanillina e saprà quindi un pochino più di limone e un po' meno di vaniglia o il contrario. Io preferisco più il sapore della vaniglia, quindi metterò un pochino più vanillina e meno scorza di limone. Ma quindi iniziamo subito con la rottura delle uova. Vedete come ho preso mano adesso, proprio con cattiveria lo faccio. Non possiamo lasciare le scorze di uova qua. Sono sporcato un po' il tavolo. C'è il guscio pesciottoso. Dai! Ok, eccoci, fatto. Quindi prendiamo una confezione di vanillina, intanto. E poi grattiamo il limone per metterci della scorza di limone. Mezzo limone, io preferisco il sapore della vanillina, quindi ne farò un ottavo. In questo caso ho messo poco limone, ne mettiamo un'altra di vanillina. Quindi prendete una forchetta, una frusta o un cucchiaio, in questo caso ho preso un cucchiaio, e iniziate a mescolare per amalgamare il tutto. Ecco, adesso che avete mescolato, inserite gli 80 g di olio di semi e poi inserite un po' di lievito. Date ancora una mescolata. Mettiamo lo zucchero e di nuovo lo sbattiamo. L'ultima cosa che resta da fare è inserire 340 g di farina all'interno. All'inizio bisogna lavorare con la nostra frusta, cucchiaio o forchetta e dopo, quando la consistenza sarà tale da impedirci di lavorare con lo strumento, dovremo andare con le mani. Oh, mi sei... No! Nessun problema, anche se la farina l'abbiamo messa un po' tutta assieme, ce la faremo in qualche modo. Forse. Adesso è ora di fare con le mani. È la tua prima pasta frolla? Sì. Ecco, dopo aver massaggiato per bene il nostro impasto, deve avere una consistenza che, se voi premete col dito, rimane impronta. E una cosa che volevo farvi notare era che questo impasto non contiene burro, quindi è adatto a tutti gli intolleranti al lattosio, latte, proteine del latte e qualsiasi genere. Quindi se volete farlo col burro, sostituite anziché l'olio e mettete il burro. Adesso questo impasto può andare bene, quindi si possono fare i biscotti da questo impasto qua, però io vi consiglio di lasciarlo riposare mezz'oretta, quindi ci vediamo fra 30 minuti. Passata mezz'ora potete riprendere il vostro impasto, adesso lo andiamo a stendere. Nel mentre accendete il forno a 180 gradi ventilato e intanto prendete la vostra palla, qua l'ho divisa in due, tenete sempre vicino della farina di riso nel caso vi serva per stendere il vostro impasto. Qua sono presenti degli oggetti con cui dopo andremo a coppare
la nostra impasta, quindi per formare i biscottini, ma adesso non ci servono. Quindi adesso dobbiamo concentrarci sulla pasta e stenderla. Quindi mattarello e via. Ecco, per me questo spessore qua va bene. Quindi, una volta che avete steso la vostra pasta, potete andare a prendere le vostre formine. Allora, io pensavo di utilizzare questa formina qua, che è una formina a fiocco di neve. Quindi, per non annoiarvi, vi faccio vedere la teglia piena di fiocchi di neve. Ecco, questi sono i biscotti coppati. Vedete, fiocchi di neve di piccole dimensioni, fiocchi di neve di dimensioni più grandi e un misto. Abbiamo fatto anche degli omini. E adesso andiamo a decorare questi fiocchi di neve. Alcuni li decoreremo con la pasta da zucchero, però dovremo farlo dopo il processo in forno, perché sennò la pasta di zucchero in forno non rimane buona. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo mettere delle palline, come avete visto per il video delle meringhe, che sono sia piccoline che un pochino più grandi, delle codette di cioccolato e dello zucchero. Zucchero messo sopra che fa effetto neve. Oddio, così non va bene. Questi adesso siamo pronti a infornarli. 180 gradi. Quanto tempo? Dopo 10 minuti vedere, ma dipende un po', perché quando sono dorati fuori, sono pronti. 180 gradi. Dopo 10 minuti date una controllata, perché sono pronti quando sono dorati fuori. Quindi il tempo di cottura dipende molto dallo spessore che avete scelto. Quindi 10 minuti e controllate. Olè! Ecco, dopo circa 10-12 minuti in forno la situazione è questa. Quindi ci sono dei fiocchi di neve più piccolini che hanno le palline, lo zucchero, la granella, sono stati messi anche degli omini alla fin fine e dei fiocchi di neve un pochino più grandi che hanno solamente alcuni dello zucchero. Potete decorare questi fiocchi di neve con della pasta di zucchero e adesso vi mostro come. Ecco, questa è la nostra pasta di zucchero, che come sempre è estremamente dolce, e la andiamo a stendere come abbiamo fatto prima, solamente che in questo caso per stenderla meglio utilizziamo lo zucchero a velo come se fosse farina. Ora vi mostro passo passo come si fa. Formina sulla pasta di zucchero steso, premiamo con vigore, scuotiamo leggermente in modo tale da distaccare la forma. Ecco, in questo caso è venuto, non si è perfettamente distaccata in tutti i lati. Una volta che abbiamo il nostro fiocco di neve, andiamo a prendere il biscotto privo di fiocco di neve, lo giriamo, andiamo a mettere giusto il cucchiaio bagnato, lo facciamo strisciare sulla pasta di zucchero fino a quando vedete che diventa lucente. Ecco, in questo caso qua, quindi prendiamo la pasta di zucchero, la andiamo a depositare sul biscotto in maniera che più o meno aderisca più possibile sul biscotto e lasciamo riposare. Ecco, questo è il risultato della pasta di zucchero applicata sui biscotti. Come vedete c'è anche una decorazione interna, che abbiamo usato questi bellissimi stampini che consentono di fare il crop e poi questo qua andare a fare lo stampino. Quindi c'è questo, potete, se ce li avete a casa, utilizzare queste e dopo utilizzare un gel
per poi decorare con un colore anche l'interno. Noi andiamo a finire di decorare questi biscottini e andiamo a portarli ai miei nonni. Dado Palmerito. Sì, questi sono i biscotti per te. Grazie, sì, ecco, facciamo la foto mentre mi dona. Ok. Sì, ma adesso devi assaggiarle, assaggiane uno. Ma oh, ho mangiato. Adesso dai, non puoi, dai, è un regalo che ti abbiamo fatto. Sì, ma io ho mangiato il coso di tua sorella. Cosa hai mangiato? Cosa hai mangiato? Mi ha portato tuo papà che avevi sì, fatto. Sì, ma assaggia, questi li ho fatti io. Ah! Se li ha fatti veramente lui. Ma volete proprio... Già non sto nella... Nella tuta. Nella tuta. Ancora un poco diventerò XL. Assaggia quelli... Ecco, questi qua hanno anche la pasta di zucchero sopra. Sì, ecco. Mangia! Così pranzo oggi niente. Ma come sono? Com'è? Buono. Ha provato? Te li abbiamo portati così adesso hai tutto il giorno di Natale per mangiarli. E anche Santo Stefano, Capodanno. Sì. No. No, lui, so. Lei! Ah! Come Emma, si... Tutti e quattro non si stanno? No, no, no! Ma aspetta che vogliono per... Dovevo fare il filmatino mentre vi consegno... no, aspetta! Oddio, non capisci niente. Il filmatino mentre consegniamo e voi assaggiate, dite se è buono o meno. Dopo vi mostro la televisione. Non mi hai detto questo? Sì, ho detto no. Sì. Di assaggiare? Adesso vi regalo i biscottini fatti con le mie mani. Apro bene, scusa, eh. Lei che mangiamo? Cosa fai tutto il film, Sara? Sì. Oh no, prendimi da lontano. No, biscottini. Ma sono da lontano, sono lontanissima. Aspetta, eh. La cravatta. Siete bellissimi. Sì, quelli con la cosa bianca. Sì, quelli prendevo. Guarda se sono belli, guarda che hanno l'immagine. Oh, madonna, le cose di neve. Sì, hai visto? Bellissimi, sì. Dai uno. Sì, ma devi mettere in bocca così. Aspetta. Va bene, ma... Vai. Doppio? No, è pasta di zucchero sopra e biscotto. Mangia, mangia. Buoni... belli consistenti. Ah, ripresa? Sì, mi sta risplendendo. Hai detto bene. Di qualcosa, ti piace? Molto bene, fatti belli grossi, saporiti. Apprezzato. Sì. Oh. Anche il nonno ha apprezzato. Sono buoni. Buonissimi, Sara. Abbiamo consegnato i biscotti a tutti i nonni, sono stati molto contenti del regalino, abbiamo quindi reso il loro Natale più dolce. Ci vediamo nel prossimo video per altre nuovissime avventure. Alla prossima!